Bene, a questo punto andiamo a crearci i controlli per le nostre ruote, quindi possiamo tranquillamente andare a disegnarci, quindi posso visualizzare le mie gomme e posso controllare questi controller. Il primo controller che vado a crearmi è un controller di rotazione. Rotazione che sarà fatta intorno alla mia ruota. Difatti, a differenza di altri esempi in cui andavamo ad agire sulla geometria, in questo caso andremo ad agire invece sulla ruota vera e propria. Quindi vado a crearmi una shape circolare. Vado a farla abbastanza grande per adesso e la vado ad allineare alla mia ruota. Ok. Sposto in vista laterale, cerco di farla grande quanto il raggio della mia ruota vera e propria. Andiamo tra le sue impostazioni, magari potrebbe essere 30, in modo tale da avere sempre una unità di misura. 31, 32, vediamo se no, 31. In questo caso ci va abbastanza male, poiché però teniamo 30, magari è più non è perfetta, però sempre meglio avere una unità di misura conosciuta che averla a caso per tutti i vari elementi. Torniamo in prospettiva, la spostiamo leggermente fuori, però che sia contenuta all'interno della nostra route. A questo punto vado a spostare il pivot di questo mio elemento come rotazione all'interno del pivot del mio point. Quindi, pannello gerarchie, pivot, after pivot, notiamo già che andiamo a ruotarlo in base alla posizione un pochino più corretta. Ok. E lo allineiamo al punto, all'helper, in maniera perfetta. Ok. Rinominiamo questo mio elemento con punto, control, shape, wheel, rot, che sta e questa è quella di destra, quindi front right, e essendo di destra andiamo a segnare un colore che solitamente abbiamo assegnato un rosso, in questo caso diamo un rosso un pochino non molto forte, in modo tale da avere non accecarci durante la fase di lavorazione. Ok. Clono questo controller, anzi scusate, questa era la ruota di sinistra dietro, quindi rotation right rear left, quindi posteriore dietro. Clono questo controller, però questa è quella di sinistra, quindi andiamo a segnargli un nostro blu, classico blu. E la allineiamo perfettamente al nostro point. Ok. Verifichiamo il nome. Front left. Cloniamo due controlli di rotazione. Li ricoloriamo velocemente con il rosso, quello un pochino più scuro, e li allineiamo
ai vari point. Ok, ruotiamo di 90 gradi, di 180 gradi, e rinominiamo con front right, allineiamo al nostro point e ruotiamo di 180 gradi. Rinominiamo con rear right. Ok, andiamo a crearci dei controller invece per le gomme. Quindi controlli delle gomme li vediamo dalla vista top. Ci creiamo un semplice rettangolo. Spostiamo, possiamo allineare alla nostra gomma, spostarlo sull'asse delle Z in base allo 0, in modo da averlo in piano. Andiamo in vista top, andiamo a aumentare le sue dimensioni. Sì, 64, ok, e anche 23, 24, perfetto, e questo mio controller sarà praticamente il controllo che mi permetterà di andare ad agire sulla gomma, quindi lo possiamo tranquillamente rinominare con control shape, scusate, shape, punto, control shape, punto, control shape, fire, front, right, e anche in questo caso assegniamo colore rosso. A questo punto andiamo a crearci il controller per il nostro asse e per le sospensioni. Prima però andiamo a collegare tutti i nostri control shape alla root. Se non l'abbiamo fatto, naturalmente conviene sempre andare a risettare la sua forma, la forma del nostro Cycles, abbiamo spostato il suo pivot e riconvertirlo in editable spline. Volendo possiamo anche applicare soltanto il reset X form in modo tale che volendo possiamo tornare indietro e cambiare le sue unità di misura, ma preferiamo non farlo. Bene, una volta che abbiamo realizzato questi controller, possiamo andare a realizzare i controller per la parte degli assi e le sospensioni. Quindi andiamo a crearci un altro rettangolo che sposteremo nella posizione di questo nostro point anche a livello di altezza. Andiamo a modificare le sue dimensioni da modifier. Molta attenzione in questo caso. 170, ok, può darci bene volendo anche. Sì, 170, 80. Troppo 175. Ok.
E anche come dimensione possiamo dare una dimensione, per esempio, di 30, va benissimo. Non è fondamentale questa dimensione qua. Lo rinominiamo in control punto control shape axle. Assegniamo un colore, in questo caso generico blu, come era per sostenere di colore, quindi questo blu qui. Volendo possiamo current color 88, 114, 225. Possiamo aggiungere 8, 14, 225 in modo tale da averlo tra la palette nostra desiderata. Ok. Stessa cosa per il retro, il posteriore. E a questo punto andiamo a crearci i controller delle nostre sospensioni. I controlli delle sospensioni saranno nient'altro che delle frecce come quella della steering. Quindi io posso tranquillamente clonarmi la mia steering, ruotarla a 90 gradi e di altri 90 gradi e posizionarla al centro del mio elemento. La mia ruota, quindi volendo in questo caso position in base all'asse questo modo vado a posizionare front e left wireframe e ne vado a ridurre la scala. Più in su, porto il pivot al centro del mio oggetto, e la vado ad allineare perfettamente come altezza alla mia ruota, naturalmente non per la posizione delle X. Porto un pochino più in fuori, allineata quasi al limite. Ok. E la vado a rinominare con punto control shape suspense front left. Vado ad assegnare in questo caso il colore. Questo mio elemento, probabilmente reset XForm, riconvertiti spline. Lo clono. Right, posteriore, left. Vado ad allineare in base al mio punto, probabilmente non per l'asse della Y, e per gli altri due invece mi basterà andarli a clonare, suspense front, seleziono questi controller che sono appena creato e li vado a linkare alla root. Verifico che tutte le posizioni, come vediamo, non sono perfettamente in linea. Ok,
quindi posso riassegnare in questo caso per questo controller stesso valore e lo stesso valore è identico, quindi vuol dire che c'è un altro controller 82 e vediamo infatti che non è precisamente allineato. Vado ad allinearli. Ok. Verifico che il pivot allora di questi due elementi sia perfettamente dove deve stare. Se non lo è, lo allineo. Riconverto in mesh riasselezionando. Ok. Spline, perfetto. Volendo posso controllare tramite lo schematic view di avere tutti gli elementi perfettamente ordinati tra di loro. Per comodità posso anche visualizzare in maniera totalmente differente, quindi con la possibilità di vedere la hierarchic mode, quindi la gerarchia, come sono di fatti allineati i miei elementi. Vediamo che abbiamo la root, dalla root sono posizionati tutti e vari i control shape e così via. Naturalmente non avendo ancora linkato le ruote tra di loro non ho assolutamente nessun effetto. Volendo quindi posso andarmi a collegare le geometrie che riguardano la ruota e il freno, andarle tranquillamente a linkare ai vari controller. Non ho fatto prima questa operazione perché volevo comunque tenere abbastanza libera la possibilità. Vedete che non sempre è possibile. Ecco qua. Volevo tenere abbastanza libera la possibilità di poter controllare i vari elementi tra di loro. Nel senso che non c'è bisogno di. Selezioniamo anche il body. Linkiamo il body a. Ok, in modo tale che se volete potete utilizzare anche un'altra macchina a salvare il sistema e poi dopo adattarlo alla successiva autovettura. Infatti andiamo a controllare lo schematic view. Diciamo che adesso, quindi torniamo in Hierarchy Mode. Abbiamo il control body che è collegato alla carrozzeria e i vari elementi che sono collegati tra di loro. Ok. Abbiamo anche una camera in scena, volendo possiamo cancellarla, poiché al momento non ci è assolutamente d'aiuto. Ok, giunti a questo punto andiamo a realizzare i vari link che abbiamo bisogno con le varie shape. Naturalmente fino adesso abbiamo linkato tutto alla root, di conseguenza vediamo che abbiamo il control shape root al quale sono collegati i nostri elementi. Naturalmente questa è un'operazione di controllo mentre facciamo il nostro lavoro di link, ma abbiamo bisogno di fare un collegamento un po' diverso in questo caso. Quindi andiamo a nascondere tutte le geometrie che non ci servono e ci teniamo soltanto gli helper e le varie shape. In realtà lavoreremo solo sulle shape, quindi possiamo anche nascondere i vari helper. La prima cosa da fare è capire allora come muovere tale ruota. Naturalmente in questo caso io ho preferito posizionare al centro il mio pivot nella mia freccia della mia sospensione, ma in alcuni casi alcuni animatori preferiscono averla al limite in modo tale da avere un riferimento di dove sta andando, ma io preferisco tenerla assolutamente in questa posizione qua. Noi abbiamo bisogno di muovere questo mio elemento di rotazione in maniera assolutamente libera e far sì che esso si muova in base alla posizione del mio elemento, della mia freccia, della mia sospensione e la mia sospensione si muova anche in base alla posizione del mio control tire, quindi al conto della gomma. Di conseguenza la mia gomma si deve muovere in base alla posizione del mio asse, quindi del mio asse che abbiamo di trasmissione.
Quindi andiamo a collegare la mia control shape wheel, rotation wheel, la colleghiamo alla mia freccia, alla mia sospensione. La mia sospensione la colleghiamo alla base del mio pneumatico e adesso lo colleghiamo all'asse. Quindi, se io adesso vado a ruotare, avrò una rotazione libera. Se io vado a prendere la mia freccia e mi vado a spostare la mia sospensione, la mia ruota si muoverà in base alla sospensione. Là il mio controllo basilare del terreno andrà a controllare tutta la mia ruota e il mio asse andrà a controllare l'intero sistema. Ok? Vediamo come si muove liberamente. Quindi andiamo a ripetere questa operazione anche per le altre ruote. Quindi, rotazione. Link su sospensione, sospensione, base, base, asse. Rotazione, sospensione, sospensione, base, base, asse. Sospensione, rotazione, sospensione, sospensione, base, base, asse. Ok. A questo punto io non conviene assolutamente linkare il mio elemento alla root, poiché ho bisogno che il mio asse, quello anteriore, si muova in base alla posizione della mia steering, quindi in base alla posizione della mia freccia, quindi andrò a collegarlo in base alla freccia. Mentre la parte posteriore dovrà muoversi in base al mio controllo di sgommatura. Controllo di sgommatura che naturalmente avremo anche in questo caso il mio control roll body, quindi quello che controlla la rotazione a livello di oscillazione, lo colleghiamo al suo contenitore, al suo limite. In questo caso vediamo che abbiamo perso ok, riallineiamolo al centro, lo colleghiamo. L'asse vediamo che assolutamente va a variarne il comportamento e quindi possiamo riallinearlo al centro dell'oggetto. Ok, se non venisse questa operazione, se non avvenisse questa operazione, possiamo in questo caso destro, transform to zero, vediamo che non funziona. Possiamo togliere il link che abbiamo, rimpostare dal panel motion i vari value del float limit, queste sono operazioni che si possono, come vedete, vi faccio vedere tutti i passaggi che si possono fare sia prima che dopo e perché magari conviene farle a volte prima e a volte dopo. Sicuramente farle prima aiuta a posizionare meglio, a capire meglio il nostro posizionamento del nostro oggetto. Farle però con la cosa negativa che se io vado a, queste erano linkate alla root, se io vado a fare dei collegamenti vado comunque a, diciamo proprio, a distruggere tutto quello che avevo creato prima. Quindi posso tranquillamente farle anche dopo. Questi hanno collegati al nostro drift e l'asse di dietro sarà collegato al nostro drift. In modo tale che se io vado a ruotare tale elemento, ruota anche il posteriore. Però sono comunque indipendenti dalle sue scelte. A questo punto io posso selezionare gli interi elementi. Posso controllare nello schematic view quello che è successo. Ho la mia root alla quale sono collegate i vari controlli a catena, discesa, in maniera gerarchica. E a questo punto io posso questo che cos'è? Axel, mentre libero così c'è lo steering, perfetto. A questo punto io posso resettare, quindi trasformare, CTRL ALT più destro del mouse, freeze transformation, yes. E posso riandare ad applicare il mio limite, naturalmente, come avevamo fatto in precedenza. Per la Z
plot limit pari a 0, 0 per la y. Abbiamo detto 40 meno 40. Per la x stessa identica questione. Andiamo a verificare. Vedere dalla vista superiore. Ok. Trasform 0. Ok, adesso che abbiamo collegato le nostre forme e realizzato il limite per bene, possiamo procedere con il resto.